Ok, abbiamo visto le equazioni, oggi vediamo come si utilizzano le equazioni, in particolare le equazioni sono un utilissimo strumento per risolvere determinati problemi. Deve affrontare un problema e può trovare la soluzione formalizzandolo utilizzando l'equazione di primo grado. In questo caso la difficoltà sta non tanto nel risolvere l'equazione, ma nel trovarla. E questa è un'attività che nella ricerca scientifica si fa e diventa più impegnativa, affrontare un problema, descriverlo in termini opportuni e formalizzarlo opportunamente. Quindi trovare l'equazione che descrive bene il problema è la parte più difficile. Poi la soluzione viene in un secondo momento. Okay. Facciamo degli esempi. Vi leggo un problema. Come vedete nell'esempio che sto per leggervi, la prima cosa da fare quando dovete risolvere un problema utilizzando l'equazione è leggere molto attentamente il problema. Questo è il punto numero uno. Alessandro ha 2 anni più di Ivan e insieme hanno 20 anni. Calcola l'età dei 2 amici. Molto molto semplice. Okay. Leggere il problema significa individuare quello che sapete del problema, quello che viene fornito, i dati che vengono dati per dati e ciò che dovete trovare. Ok? Poi, dopo aver letto attentamente il problema, la cosa più importante, quindi, leggi attentamente il testo. Interpreta e individua correttamente i dati che conosci. Dopodiché, terzo punto, scegli attribuisci un simbolo, normalmente una X, a ciò che il problema ti chiede. La scelta dell'incognita può non essere unica, non può avere più opzioni. Una scelta fa sì che il problema sia più facilmente risolvibile di un'altra. Fatto questo, si scrive l'equazione che formalizza, cioè traduce in simboli, il testo del problema, cioè quello che il problema ti dice, che ovviamente coinvolgerà l'incognita. Dopodiché risolvi l'equazione e, punto importante, chiudo qua a fianco, domandati se la soluzione ha un senso o no, cioè se mi viene fuori, mi chiedono l'età di una persona e ottengo un numero negativo, ovviamente quello è privo di senso. Ok? In questo contesto. Verifica
Ciclo concentrato è la soluzione o no? Ok. Nel caso nostro, nell'esempio di prima, abbiamo Alessandro, che avrebbe un A, e Ivan P. Insieme hanno 20 anni dell'età di entrambi. Un altro dato è, dice il testo, Alessandro ha 2 anni in più di Ivan. La domanda è, qual è l'età, cioè quanti anni hanno i due amici? Ok? Ora, qui la scelta dell'incognita è duplice. Posso chiamare X l'età, di Alessandro per esempio, oppure di Ivan in Italia. Se X è l'età di Alessandro, supponete di conoscere l'età di Alessandro, come trovate quella di Ivan? Deve fare sommato con l'altra 20. Quindi se un'età è x, 20 meno x è l'età di Ivan. Insieme fanno 20. Ok? Chiaro? Dopodiché la seconda informazione che mi dà il problema è Alessandro ha 2 anni in più di Ivan. Quindi se ho l'età di Alessandro posso ottenerla prendendo quella di Ivan e aggiungendo 2, perché se Alessandro ha un'età maggiore sarà quella di Ivan che è inferiore più 2, giusto quello che mi dice la seconda frase. Quindi l'età di Alessandro, che è x, è uguale a quella di Ivan, che è 20 meno x più 2. Questa è l'equazione risolvente. Il testo del problema è formalizzato da questa equazione. Questa è l'età di Alessandro, l'età di Ivan più 2. Ok, qui adesso risolvere questa equazione non pone grossi problemi, fatemela riscrivere. X uguale a 20 meno x di 2, è sufficiente portare questa x a sinistra, ottengo x più x uguale a 20 più 2 che è 22, x più x fa 2x, divido per 2, l'età di Alessandro è di 11 anni. Quindi l'età di Ivan è l'età di Alessandro meno 2, cioè 9. E 11 più 9 fa 20, quindi verifica quanto imposto dal problema. Ok?
Tutto chiaro? Ne facciamo un altro. Proviamo questo. Luca, lo leggo. Luca e Andrea partecipano a una gita. Il primo ha con sé 99 euro. Il secondo ha con sé 145 euro. Dopo che ciascuno ha pagato la propria quota, che è la stessa per tutti, Andrea si trova con il triplo di quello che ha Luca. Quanto è costata la gita? Ok? Allora. Luca possiede inizialmente 99 euro. Andrea 145. Dopodiché pagano, ciascuno paga la propria quota e questa è la prima informazione, seconda informazione la quota della gita è la stessa per Luca e Andrea. Dopo aver pagato, scusate, lo faccio il segno, dopo ciascuno ha pagato, Andrea dice che si trova con il triplo di quello che ha Luca. Secondo me è l'inverso. Sarà Luca che ha il triplo di quello che ha Andrea. Cioè, no, Andrea ha il triplo di quello che ha Luca. Andrea il tipo di quello che ha Luca dopo aver pagato. La domanda è quanto è il costo della gita? Ok? Quindi in questo caso la domanda fissa essa stessa incognita, fissa il costo della gita. Se per esempio Luca ha 99 euro prima di pagare, quanti ne ha dopo? Dopo aver pagato quanto possiede, quanto gli rimane in tasca? 99 euro. Così Andrea, che ha inizialmente 145 euro, dopo aver pagato ne ha 145 meno X. Perché pagano la stessa quota. Prego? Un momento, io non ho capito perché si paga 99 meno X. Perché? Se tu hai 99 euro in tasca, ne paghi X, quanto ti resta? Quindi tu hai 10 euro, ne paghi 8, ti restano 8 euro, per dire. Perché paga di meno, povero? La quota della gita è la stessa per tutti, che devi pagare di meno. Se tu hai una certa quantità di qualsiasi cosa,
e ne togli un po' per sapere quello che ti resta, fai una sottrazione, quello che avevi meno quello che hai perso, che hai pagato. E entrambi pagano la stessa quota, quindi la X per entrambi. Dopo aver pagato, quello che ha Andrea è il triplo di quello che ha Luca. Quindi l'equazione che risolve il problema è la quota di Andrea, che è 145 milioni X, è uguale a 3 volte 99 X. Questo è quello che ha Andrea, questo è quello che ha Luca. Ok? Quindi 145 meno x è uguale a 7, 297 meno 3x. Se sbaglio calcoli, correggetemi, mi raccomando. Tolgo le parentesi in sostanza. Poi porto il termine con la x a sinistra, quindi senza x a destra. Quindi ho 3x meno x è uguale a 297 meno 145. Non è meno 3. No, ma è posso andare in parte giusto. Sì, sì, sì. Ok. 3x meno x fa 2x. Qui ho 2 52 152. Dopodiché per avere x divido per 2. X è uguale 76 euro. Siete? Sì. Vediamo tutto. La nonna fa una proposta ad Alberto. Lei gli porrà delle domande, deve interrogarlo, perché deve preparare un'interrogazione, una cosa rarissima. Qualche volta succede. La nonna vuole aiutare Alberto a studiare e gli propone un giochetto. Dice, guarda, ti faccio delle domande. Se mi rispondi alla domanda correttamente, guadagni un euro, ti do un euro di marcia, un incentivo economico, ma per ogni risposta sbagliata ti tolgo mezzo euro, quindi bisogna stare attenti. Ok? Allora dice, ti faccio 20 domande. Dopo 20 domande, Alberto si trova ad avere totalizzato 8 euro. Quante sono le domande a cui hai risposto correttamente? Allora, 20, numero totale domande.
più un euro per le risposte corrette, meno mezzo euro per le risposte sbagliate. 8 euro quello che hai ricavato totale. Dopo le domande. È chiaro? Allora, se facciamo finta, se Alberto avesse risposto correttamente a due domande, quanti euro avrebbe guadagnato? Correttamente a due domande, due. Euro. Però se ne avesse risposto sbagliato a tutte le altre, non avrebbe soldi. Avrebbe tolto mezzo euro per ogni domanda, doveva dare alla nonna 9 euro. Ok? Quindi da quello che prendo con le risposte corrette devo togliere quello che perdo quando sbaglio le domande. D'accordo? Qui qual è la scelta più opportuna dell'incognita secondo voi? Che cosa che non sappiamo? Che c'è il numero delle risposte corrette. Il numero delle risposte positive. Se risponde positivamente a X domande, ne sbaglia quante? Y. No. Sbaglia 20 meno X. Puoi dire anche Y, ma è peccato introdurre un'altra in conto quanto sai già qual è il totale. Se conoscessi x e quindi anche quante risposte sbagliate, come posso calcolare quanto ottiene in totale Alberto. Allora, per x domande corrette guadagna 1 euro, quindi dopo x domande ha x euro, che è x per 1. A cui devo togliere 20 meno x moltiplicate, che è il numero di quelle sbagliate, moltiplicate per quello che perde per ogni risposta sbagliata. Numero delle risposte sbagliate per la perdita per ogni sbaglio. E ottengo, questo me lo dice il problema, dopo 20 domande a 8 euro. Questa è la mia equazione risolutiva. Tolgo le parentesi, x per 1 ritiro x, meno 20 per 1 mezzo fa 10, meno per meno fa più, x mezzi uguale a 8. Ok? 10 lo porto a destra e x è un mezzo di x, di sommo.
euro guadagnati, 4 euro persi per aver risposto sbagliato a 8 domande, totale 8 euro. Ok? Bene, adesso fate il prossimo esercizio, lo fate voi.